È stato presentato presso la cornice di Palazzo Giustiniani a Roma il primo rapporto dettagliato della risorsa idrica in Italia, realizzato da Proger con la collaborazione della Fondazione Earth and Water Agenda. Quantità, prelievi, utilizzi, infrastrutture e fabbisogni sono stati i temi esaminati in funzione del necessario adattamento al cambiamento climatico. Il rapporto si pone come un completo ed articolato spunto di riflessione sull'assoluta priorità della salvaguardia delle acque nelle scelte strategiche del Paese. A presentare l'importanza delle risorse idriche in Italia e quali soluzioni mettere in atto ci ha pensato l'AD di Proger, Marco Lombardi. Ultimamente i cambiamenti climatici hanno fatto sì che l'acqua non sia così sovrabbondante. Non è sovrabbondante, sinora il fatto che lo fosse ha nascosto le falle del nostro sistema idrico. E noi soffriamo perché il nostro sistema idrico non è adeguato, non abbiamo mai investito seriamente nella manutenzione del nostro sistema idrico. Quello che vogliamo semplicemente, qui ci sono tutti gli strumenti, ci sono i tecnici, ci sono le competenze, ci sono le capacità, ci sono i fondi adesso del PNRR. Bisogna in qualche modo che ci si impegni seriamente a programmare piuttosto che andare ad agire quando c'è un problema come questo della siccità. Ha preso parte al rapporto anche il presidente di Assoambiente Chicco Testa, che ha spiegato la sua posizione sul tema idrico. Ma l'acqua in Italia c'è, siamo uno dei paesi più piovosi, anche se questi ultimi due anni abbiamo avuto qualche problema. Il problema è immagazzinarla in maniera che sia disponibile quando ci serve, utilizzarla bene, riusare quella che si può riusare, per esempio l'acqua dei depuratori che oggi finisce a mare o nei laghi o nei fiumi, che può essere invece per esempio usata a fini agricoli. Il rapporto presentato da Proger prende quindi in esame il necessario cambio di passo per garantire la risorsa idrica per gli usi civili, agricoli, industriali e per generare energia pulita.